Radio Radicale, siamo con Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, per parlare della festa di AWS che insomma sta monopolizzando l'attenzione. Tra l'altro ricordo che Radio Radicale la sta seguendo e quindi potete riguardare tutti gli appuntamenti della festa sul nostro sito. Oltre a questo le volevo chiedere, insomma c'è stata qualche polemica per le parole di Cristian Raimo sul ministro Valditara. Allora ci spiega, onorevole, che cosa è successo o non è successo? Ma intanto faccio ringraziare Radio Radicale per il lavoro di copertura che sta dando alla nostra prima festa nazionale, che come sempre è un lavoro importante e prezioso. Potrei dire quello che non è successo. La Lega, in particolare la destra, ruota, ha scatenato una polemica, un vespaio, ha evocato gli anni di Piombo, il ministro degli interni, per l'uso di una metafora che diciamo, è un tipico strumento degli intellettuali in questo paese, non da oggi, di destra e di sinistra, parlando e criticando aspramente, durissimamente le politiche di Valditara, e ha fatto benissimo a farlo Cristian Raimo, ne ha parlato come della morte nera di Star Wars, quella specie di planetoide artificiale che distruggeva i pianeti con un sol colpo e che l'Alleanza Ribelle a un certo punto distrugge, liberando il cosmo dall'oppressione dell'impero. Siamo naturalmente di fronte a una metafora, lo capisce anche un bambino che abbia visto Star Wars o meno, ed è difficile non averla vista, visto che parliamo di una delle più grandi saghe della storia del cinema contemporaneo, almeno del cinema di fantascienza, che peraltro io adoro in questo caso, ma questo è naturalmente questione privata. Questo ha detto Cristian Raimo e la destra si è scandalizzata per la violenza delle parole. Ho avuto modo di rispondere in aula, sono contento che la destra si preoccupi delle parole, del loro peso, perché la destra e la Lega in particolare in questi anni, decenni, ha dispensato veleno nelle vene della società italiana a piene mani. Lo fa ogni volta che si scaglia contro ogni diversità, contro i migranti, contro le comunità LGBTQI+, i loro diritti, lo fa tutte le volte che alimenta paure, che alimenta divisione, insicurezza sociale, lo fa quando di fronte a un omicidio efferato come quello di Sharon Berzani corre ad indicare l'etnia originaria di un cittadino italiano colpevole di un reato terribile che per questo deve essere naturalmente perseguito e punito, ma la cui etnia non c'entra assolutamente niente. Lo fa quando stabilisce norme come quelle contenute nel decreto sicurezza, che hanno l'obiettivo di mandare in galera gli operai che manifestano per il proprio posto di lavoro, magari interrompendo la circolazione stradale, gli studenti o gli ecoattivisti. Ecco, ci vorrebbe diciamo più sobrietà e meno violenza, questa sì, quella nelle norme e quella nelle parole e nel linguaggio, che è però uso comune dalle parti della destra e in questo caso senza metafore. Senta, l'ultima questione è... avete invitato Calenda e Renzi, che visto che in quest'ultimo periodo sono andati in qualche festa dell'Unità, insomma, per voi? No, non li abbiamo invitati a dibattito in cui avevamo intenzione, abbiamo voluto indicare l'anima, in qualche modo il nucleo potenziale della costruzione di un'alternativa a questa destra, ma insomma è perfino un po' naturale, no? Calenda fa un giorno sì, un giorno no un'intervista in cui dice che con noi non governerà mai, e l'altro governa con la destra qua e là in giro per l'Italia, insomma ci vuole credibilità. Quando mi chiedono se è necessario allargare il nostro perimetro per battere la destra, io rispondo sì, molto, ma questo allargamento va rivolto a milioni di italiani e italiane che non votano più, non partecipano più, e siccome non votano e non partecipano più da molto tempo, bisogna chiedersi perché. Sono spesso italiani e italiane che votavano, avrebbero votato, potrebbero votare per noi, e se non lo fanno più, addirittura non votano più, forse è perché si sono sentiti traditi, sono rimasti delusi, anche quando a governo non c'era la destra. E allora la credibilità nella politica è una cosa importante e conta molto, anche in termini di voti. Che differenza c'è tra Renzi e Calenda e lei e Bonelli, se dovesse tracciare un quadro di come? Non so, infinità. Io e Bonelli non litighiamo, tanto per cominciare. Non abbiamo un ego ipertrofico, almeno. Va bene. Credo di poterlo dire. Si vede comunque. Bene, io la ringrazio, grazie a Nicola Fratoianni.